Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Si è fatta apprezzare molto in questi anni con una crescita esponenziale che l'ha vista assoluta protagonista. Lorella Boccia ad oggi è senza dubbio una delle personalità più interessanti nel mondo della televisione. Una giovane donna dotata di grande bellezza, ma anche di peculiarità artistiche tali da permetterle di andare ben oltre il ruolo di ballerina che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Lorella è un personaggio interessante proprio perché estremamente versatile ed in grado di mostrarsi al grande pubblico con grande dinamismo. Lorella Boccia, e così, come detto, l'abbiamo vista nascere all'interno del panorama televisivo ricoprendo il ruolo di ballerina, il tutto all'interno della scuola di Amici, di Maria De Filippi. Lì è cominciato il percorso di Lorella, che si è stabilita in maniera permanente per diverso tempo all'interno del format di Canale 5. Poi il tutto è andato oltre, come detto, e Lorella ha avuto la capacità di riscrivere se stessa. Un po' come fatto da un altro ballerino, Stefano De Martino, che proprio come la Boccia ha superato i limiti e le etichette di un percorso artistico molto versatile. Lorella ha avuto la possibilità di condurre già diversi programmi all'interno del palinsesto televisivo. Discovery le ha dato fiducia con il programma Rivelo, attraverso il quale Lorella ha intervistato alcuni volti noti. Ed ancora, Made in Sud, altro banco di prova molto importante. Ed anche in questo caso, va detto, e i risultati sono stati davvero importanti, sia in termini di apprezzamento del pubblico, ma anche per quanto concerne gli ascolti. Lorella Boccia, la difficile vita da madre, arriva allo sfogo, Lorella Boccia. Negli scorsi mesi c'è stato un avvenimento molto importante, che ha ulteriormente cambiato la vita di Lorella. Come sappiamo, la ballerina è sposata con il bel Nicolò Presta, figlio del re degli agenti Lucio Presta. I due hanno avuto una figlia, la bellissima Luce Altea. E così la Boccia si è dovuto confrontare con il ruolo di mamma, che non sempre è semplice. Così la conduttrice si è lasciata andare ad uno sfogo attraverso i social, dove ha parlato delle difficoltà che sta vivendo, certe notti sono più dure di altre. Forse i nuovi dentini le danno più fastidio del solito. Ormai passeggiamo da 2 ore e mezza, lancia il dudu a terra ogni 5 minuti e si aggrappa ai capelli come fossero tende, ha spiegato Lorella su TikTok. Certe notti è veramente frustrante e snervante. Papà intanto è sveglio ma bloccato a letto con la schiena. E allora un bel respiro e proviamo a tranquillizzarci con la ninna nanna, coccole e carezze. Forse ci siamo quindi corro a letto, le parole della ballerina. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.